Siamo qui a Cutro, ai campi sportivi, con Nicola Martino, segretario della S Cutro, che oggi ha organizzato insieme allo Juventus Club di Isola Capo del Sud un raduno di calcio a 5 femminile. Ci spieghi un po' questa iniziativa? Allora, per quanto riguarda la nostra iniziativa, siamo partiti l'anno scorso col fare la squadra delle ragazze, per riproporci quest'anno di organizzare una vera e propria scuola calcio, anche per dare opportunità anche alle ragazzine più piccole, e per alimentare anche quello che può essere il serbatoio, ecco, una piccola cantera, come direbbero in Spagna, della nostra squadra grande. C'è stato d'aiuto anche il club Juventus di Isola, quindi una collaborazione anche con loro, diciamo che come scuola calcio femminile è la prima nella provincia di Crotone. Al di là di questo, vediamo quest'oggi come risponderà il pubblico, speriamo bene, perché noi ci mettiamo la passione anche in tutto ciò che facciamo, ecco, come dalla scuola calcio che l'abbiamo riaperta dopo tanti anni, stessa cosa con questo primo raduno femminile. Ho visto che nonostante la bruttissima giornata, ieri è piovuto tanto e anche stanotte c'è qualche ragazza anche arrivata dal circondario, insomma. Sì, mi sì, dicevi Steccato, Crotone, sì, oltre a Cutro. Steccato, di Crotone, proprio hanno, grazie a loro, hanno risposto positivamente, diciamo, a questa nostra iniziativa, e il calcio va avanti nonostante la brutta giornata, e noi ci mettiamo la passione. Speriamo che le ragazze rispondano positivamente, continuino a rispondere positivamente. La squadra principale femminile l'anno scorso com'è andata? La squadra principale l'anno scorso è arrivata in finale di Coppa Calabria, poi persa a Melito Porto Salvo, persa nella finale. Quest'anno il gruppo è stato riconfermato in blocco. Tutti di Cutro? Ci sono alcune ragazze di Cutro, molte ragazze di Crotone soprattutto. Un bel gruppo di ragazze molto affiatate, e speriamo, al di là dei risultati sportivi, anche di raggiungere obiettivi a livelli umani e di aggregazione. Che poi è il motivo principale che sì, vi spinge. Sì, che è il motivo principale, il sociale, quello che soprattutto noi ci siamo proposti e ci riproporremo sempre. In quanti dirigenti siete coinvolti in questa avventura al femminile? In questa avventura al femminile siamo super giù 10. Sono anche donne? Dirigenti, donne al momento no, anche se c'è, non tanto nella dirigenza, ma devo dire che le ragazze della prima squadra femminile ci stanno dando una grande mano, e come se fossero dirigenti anche loro. Certo, ormai fanno parte del gruppo. Sì. Ok, grazie. Grazie a lei, buona giornata.